Vi faccio vedere, perché probabilmente nessuno di voi le ha mai viste se non avete guardato il mio negozio su Instagram. Adesso queste sono le cose che andremo a vedere dopo. Questo è un esempio classico di un mio vasetto per cactus o portacandela. Le padelle bollenti, lì dovresti prendere quella un po' più resistente o comunque farla di spessori molto molto grossi. Questo, per esempio, è uno dei posaci. Per esempio, questo è Big. Questo è un mio stampo, nel senso, ho comprato dai cinesi a 2 euro un posacenere perché mi serviva a me in casa per me. Ho preso la gomma siliconica, mi sono rifatta perfettamente lo stampo. Bella diavolo! E tutte le volte che ho bisogno di un posacenere, non me lo compro più, me lo faccio. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, che anche questa non so a riflesso quanto cacchio possa, questo è l'ultimo quadro che ho realizzato. Questo qua è semplicemente un canvas di quelli già intagliati bianchi, stessa tecnica di prima, quindi andiamo a riempire completamente col nero. Questa volta coloriamo la resina con il perlato. Essendo un po' concavo, cosa fa? Ha teso la tela nel mezzo, portandoti tutta la resina nel mezzo e facendo perfettamente quel cacchio che gli pareva perché doveva avere tutt'altro disegno, e all'aggiunta dei glitter, e questo è il risultato. Comunque vi faccio vedere anche queste rocosine. Su questo secondo me si è sformato, ma va bene. Questo solito stampo che sto utilizzando molto e non mi dispiace per niente, anche perché può essere, cioè, sarebbe un portasapone. Metti la saponetta, chissà se adesso tra tutte le mie 650 robe, riesco a farvi vedere che è una porta, un portasapone. Ma figurati se non ho una saponetta. Chi è che non ha una saponetta dentro l'armadio in camera da letto? Beh, che cazzo. Vedete? Saponetta. Il portasapone che avevo fatto era questo qua. Guardate questo si vede bene. Questo colorante perlato è uno dei miei preferiti, è il camaleontico. Perché da dove gli sbatte la luce cambia colore, è una figata. Lo amo. Infatti l'ho già mezzo finito. Altro porta sapone che avevo fatto era questo qua, con il blu e il rosa perlato, e doveva esserci anche l'oro, bello fermo, immobile, ma ho notato che come al solito ha fatto quel cazzo che gli pare, ma pazienza. Questo è il miglior posacenere che io abbia mai fatto. Infatti non lo vendo. Questo è il più bello. Parte la quintalata di glitter, ma l'effetto fluo che c'ha ai lati. E questo è bellissimo. Devo ammetterlo. Potrebbe sembrare un posacenere anche questo. Questo è uno svuotatasche normalissimo, ma con l'effetto nero e coso fa veramente cagare. No, cioè fa veramente orrore visto da sopra. È sformatissimo e c'è una bolla. Guarda, che cazzo l'avevo vista qua? Guardate. Ah, è da fuori, bastarda. Una bolla enorme, non so se si vede. Poi vediamo questo, ma questo mi sembra che avesse il coso. Il camaleontico, e infatti sì. Anche chiaro. Anche questo è un semplicissimo svuotatasche. Però guardate i riflessi blu che non c'entrano nulla col camaleontico, ma che vengono meravigliosamente fuori. Devo metterne un po' di più, ma va bene. È un mio. Buona giornata anche a te, Safi, un bacione. Un mio stampo, però qua mi sa che non c'era ancora la N. Peccato che non si veda. Con i glitter così non si capisce per niente che cos'è. Dovevo farlo monocolore. Da qua si vede. Kylo, grazie mille per l'host. Da qua, come potete vedere, è la figura di Harley Quinn con Joker in negativo. Porcaccia miseria. Poi, sempre con lo stesso giochino, abbiamo anche questo. Perché ve l'ho detto, questa era tutta una linea di cose che volevo fare, tipo il set da bagno. Questo è bellissimo.
Ne ho uno di là che ci tengo i semi del. Ah, ma l'ho lanciato lì dentro. Guarda che rincoglionita, non me ne ero accorta. Ci tengo i semi del basilico e del resto della roba di là nella sala. È figo!